Allora, stiamo cercando di fare un video tecnico sulle sospensioni, ma non è così semplice. E con le domande che mi sono arrivate facciamo un Q&A e Andrea Valdata, che è il tecnico di Vitali, ci risponderà brevemente alle domande che ci avete fatto. Sei pronto? Sì, ci proviamo, dai. Allora, partiamo con la prima. Per avere più carico sull'avantreno, senza modificare le geometrie, è meglio abbassare l'anteriore o alzare il posteriore? Allora, qua prima ci va una precisazione, perché noi quando andiamo a modificare l'altezza o davanti e dietro cambiamo anche le geometrie della moto. Logicamente poi le geometrie sono tante, inclinazione del canotto, ci sono tante cose, però cambiano le geometrie. Diciamo l'effetto magari è uguale perché vai ad inclinarti in avanti, A quindi spostare il peso cambia, in avanti. sposti il peso in avanti, cambia il discorso del baricentro perché con un anteriore più basso tendi ad abbassare il baricentro, con un posteriore più alto logicamente tendi Ad ad alzarlo. alzarlo. Bisogna decidere in base alle situazioni. Magari un anteriore basso molte volte ti dà anche dei problemi in inserimento curva, specialmente se uno tiene i freni molto tirati. Fino a 100 curva la moto risulta un po' più pesante. E comunque logicamente abbassando il baricentro perdi un pochettino di maneggevolezza. Un posteriore più alto anche lì può fare l'effetto di faticare un po' più in inserimento curva, ma Perché la moto è più alta. è un po', sì, è un po' più alto il posteriore. Poi bisogna sempre capire da che misure si parte, perché se tu parti da una misura che sei già molto basso davanti e in più la abbassi, fai molta più fatica. Quindi adesso dire migliora o peggiora bisogna vedere Perché caso per caso. dove vai a toccare comunque non modifichi solo quell'aspetto lì, ma modifichi anche altri aspetti, quindi bisogna vedere che pista, che stile di guida, che Sì, moto ci hai. sono Non è detto che tante. la stessa operazione ha gli stessi effetti Assolutamente da no. una parte o dall'altra. E in linea di massima, però, comunque abbassando l'anteriore, hai una moto che tendenzialmente tiene di più la corda. L'altra domanda che si collega più o meno a questa è vero che la tendenza attuale è alzare il baricentro delle moto? Sì, soprattutto si alza, magari tende ad alzare l'anteriore. Per appunto permettere di entrare molto con i freni tirati in curva, che Per questo spigolare quel sì, concetto di per guida. portare Per avanti estremizzare la frenata fino il più avanti possibile. cui chiede se è vero anche, dobbiamo entrare in escursione a 130 mm, Sì, però è solo per una forcella si parla, per Rollins FKR, giusto? un po' per No? tutte le Un po' per forcelle. tutte. Sì. E di solito lo standard si fa 125 di corsa più 5 mm del tampone in gomma. Questo è lo standard. Le moto originali normalmente sono 115 più 5, alcune moto tipo Ducati V4 è 120 più 5, però sostanzialmente l'ideale si parte a 125 più 5, che fa 130 di corsa totale. Se si usa solo in pista, quanti chilometri va revisionata la forcella e il mono? Lì, allora, noi qua li revisioniamo, cioè, in realtà non è che le revisioni Per crea una scadenza. revisionarle e per quando fai la taratura? Cambi la taratura, cambi cose, poi abbiamo comunque tre forcelle diverse, quindi chilometraggio non arriverai mai a un chilometraggio di dire fai tot chilometri le revisioni. Un uso amatoriale si consiglia almeno, magari, cioè una volta l'anno minimo, di revisionarla, si parte all'inizio stagione con la revisione e l'ideale sarebbe magari farlo anche a metà stagione. Comunque, bene o male uno gira. Cioè, la media si fa magari, non so, una pistata al mese, due, lo fai Una volta all'anno. sì, c'è cioè inizio stagione, metà stagione, ecco, l'ideale. Poi se guardi Hollins ti danno secondo me un anno E che gradazione di olio mettete? si fa un 14 centi stock che corrisponde a un commerciale SAE 5, però si guarda in centi stock. E cosa ritoccano nelle tarature già per questi usi spinti? Cosa si va a cercare nel dettaglio? Quello lo fai in base a quello che vedi in acquisizione, le sensazioni, cioè è molto variabile. In base all'esigenza lo fai. Noi per esempio qua al Mugello siamo andati un po' più teneri di taratura rispetto a Misano. Ci sono frenate meno brusche, pista diversa, guida diversa, siamo andati un po' più teneri. Ogni weekend di gara, poi anche sulla stessa pista, stesso pilota, stessa moto, in base alle condizioni, si
vuole anche un setting leggermente diverso rispetto magari alla volta prima. Setting a livello di magari di molle, precarico, non di geometria. Anche geometria comunque si lavora. A livello di tarature è già un po' più specifico, diciamo, da pista a pista, ecco. È vero, se l'anteriore è troppo duro si fa fatica a far voltare la moto? Sì, perché comunque resta, diciamo, troppo alto e poi non dà molto feeling. Se hai delle molle dure, una taratura dura, è faticosa, hai poco feeling, quindi non riesci ad inserirla bene. Poi, che lì potrebbe essere duro perché è un controsenso, però delle volte hai una forcella, magari una molla molto tenera, che va giù molto la svelta e poi ti trovi nella parte finale che è molto dura e lì non ti dà fiducia poi a buttarti dentro in curva. Sì, che qui bisogna tradurre poi le parole dei piloti: è dura a scendere, è dura a voltarla, sì. È dura nella fase di inserimento, insomma è un mondo molto tradurre le sensazioni, sì, dei piloti. È variabile. Adesso dare delle indicazioni a tutti è dura, fai così, è impossibile, cioè non bisogna, diciamo, valutare situazione per situazione anche in base al tipo di moto e dalla base di partenza che uno ha. Potrebbe essere magari tenero di molla a livello alto, quindi hai la moto, hai la forcella molto tenera, però che poi la parte finale invece è molto dura. Quindi bisogna dire caso per caso, sì, i dati, sì, sì, anche gli stili di guida. Le domande sono finite e a Imola faremo la stessa cosa con Luca Vitali. Se volete fare delle domande a lui, scrivetele che faremo un video con Luca.